avrete sicuramente letto dal titolo, questo qui è il What's in my iPhone più cover collection, faccio così perché ho tutte le cover di qua. E avete notato in tantissime che sì, ho cambiato telefono, avevo l'iPhone 5S e adesso ho preso il 6S e praticamente volevo più memoria perché il mio iPhone 5 era perfetto, non aveva niente, però era da 16 giga e non ce la facevo più perché non potevo neanche fare più foto ormai, erano tipo 3 anni che ce l'avevo e avevo già fatto il backup, avevo già tolto le foto 3 volte, ma era sempre pieno, ormai forse era proprio la memoria che si era intasata, non lo so, perché in realtà non c'erano tantissime foto, ma mi diceva sempre che non potevo farne, ne cancellavo tipo 10 e non ne potevo fare nemmeno una ancora, quindi insomma un casino. E alla fine ho preso l'iPhone 6S, però l'ho preso da 64 giga, in questo modo posso fare anche Instagram Stories, posso fare i boomerang, infatti da quando l'ho preso uso molto di più anche queste cose, mini video, cose così, perché comunque ho tanta memoria e sì, vabbè, poi li cancello i video delle stories, però non mi devo stare a preoccupare insomma che devo cancellarlo subito, se no non posso farne un altro. E quindi appunto ho preso l'iPhone 6S normale, questo qui dorato da 64 giga, e il giorno dopo che avevo preso questo a Cesar gli è caduto il suo iPhone 5S e quindi è capitato proprio a pennello, perché ha preso il mio e insomma mi si è rotto purtroppo, e quindi appunto adesso lui ha il mio telefono vecchio e io ho questo qui nuovo. E allora vi inizio un pochino a far vedere che cosa ho messo, visto che adesso avevo tantissimo spazio, mi sono un po' sbizzarrita e ho scaricato un sacco di applicazioni che ho sempre voluto, per esempio alcuni di giochi e altre anche tipo di H&M, di Zara, perché mi piace spesso andare a vedere che cosa c'è, anche con le app con cui collaboro, con i siti con cui collaboro tipo Romwe, Shein, Zafule, questi qua, e magari mi piace ogni tanto andare a controllare che cosa c'è di nuovo, che cosa posso chiedere, e appunto mi sono scaricata tutte le applicazioni di questi negozi in modo che sia più facile vedere le novità e i vestiti senza dover andare sul computer ogni volta. Quindi vi faccio vedere, nella schermata principale ho messo la foto mia e di Cesar, quella che c'era già, perché comunque ho trasferito diciamo le cose da iTunes, quindi la schermata è rimasta sempre la stessa. E che cosa c'è allora? Qui di particolare diciamo che c'ho solamente Pinterest, che mi piace un sacco, seguitemi anche un sacco, mi piace un sacco, seguitemi su Pinterest se vi va, vi faccio vedere il mio profilo, è questo. Così mi potete seguire, ho tantissime cartelle, ci sto veramente le ore e ho un sacco di cose qui su Pinterest di carino, ho le cartelle, idee per la casa, matrimonio, Natale, idee in generale, beauty, Halloween, San Valentino, Pasqua, insalate, autunno, come incartare i regali, primavera, crostatine, do it yourself, feste, poster, torte, dolcini, cupcake, biscotti e cose salate, e carnevale ho solamente le frappe. Quindi insomma, se vi va seguitemi su Pinterest, così potete vedere anche tutte quante le cose che ho salvato. Poi diciamo sempre di particolare dopo Pinterest, vabbè, c'ho Instagram, sicuramente lo conoscete tutte quante, questo qui è il mio profilo se volete seguirmi anche qui. Se non mi seguite ancora, mi chiamo Gemmina Franci e anche qui metto foto praticamente tutti i giorni. Poi vabbè, c'è l'App Store, l'app di YouTube che uso tantissimo. Poi ho questa qui che è 21 Buttons. Su 21 Buttons vi ho detto spesso di seguirmi e questo qui è il mio profilo, perché è molto carina, praticamente un'app tipo Instagram, voi mettete foto, però potete mettere foto di outfit e potete taggare i capi. Vedete qui per esempio ho taggato questa camicetta di Bershka, quindi ci clicchi sopra e ti rimanda, l'hanno messa in saldo, sta a 10,79 euro, io l'avevo pagata 17 euro, quindi vi rimanda direttamente al sito di Bershka, insomma, dove potete vedere altre foto, potete vedere quanto costa eccetera, e quindi potete anche salvarlo.
potete abbinarlo ad altri capi, lo potete condividere oppure lo potete comprare. È davvero molto carina questa app, infatti sta diventando molto famosa e qui insomma ho tutte quante le foto che ho messo. Di solito i vestiti nuovi che compro li metto subito qui, perché se volete mettere foto con vestiti vecchi che ormai non ci sono più sui siti, questa app purtroppo non funziona perché voi dovete andare sul sito quando state caricando la foto a ricercare il vestito. E quindi se il vestito è vecchio e sul sito non c'è più, logicamente non potete metterlo. Quindi diciamo che posto solamente le foto dove indosso vestiti nuovi che ho comprato recentemente. Quindi insomma seguitemi anche qui su 21 Buttons che è molto carino. Poi vabbè ho l'app di Facebook Messenger, Facebook normale, ho Snapchat che non è che uso tantissimo, ogni tanto posto qualche fotina, però vediamo come mi chiamo. Così se volete potete seguirmi. La mia storia, no. È che non lo so nemmeno usare tanto. Ecco, mi chiamo Gemmina. Questo è il mio profilo. Quindi seguitemi anche qui. Ogni tanto lo uso soprattutto quando vedo che le altre hanno messo foto con faccine nuove. Vado subito a controllare che faccine hanno messo e quindi metto delle foto anch'io. E poi ho Layout, che sarebbe quell'applicazione a parte di Instagram per fare i post, credo si dica, no? Comunque per mettere più foto in una. Poi passando all'altra pagina, qui di particolare ho l'applicazione studio di YouTube. Qui è come, cioè non è solamente per vedere video su YouTube, ma è, che ne so, per mettere online un video che io ho già caricato e qui c'è salvato il mio profilo e qui posso vedere quante visualizzazioni ha avuto un video, posso vedere, che ne so, posso cambiare titoli, cambiare la foto, posso dire o no se una cosa è spam, perché a volte alcune di voi spammano alcuni commenti, quindi qui ho diciamo le notifiche e io devo dire se è sì spam e lo cancellano o se non è spam lo rimettono, cose così insomma più tecniche che di solito si potevano fare solamente nel computer, però utilizzando questa applicazione appunto studio si chiama di YouTube potete vedere direttamente lì le cose e cambiarle. Poi ho Boomerang sempre di Instagram, con questo qui praticamente potete fare i video, quelli che si muovono così. Questo è molto molto carino. Da quando ho cambiato il telefono lo uso tantissimo Boomerang, perché mi piace, mi diverte anche con il cibo, che ne so se dovete inzuppare qualcosa nel ketchup, così è molto divertente. Poi qui sotto ho alcuni giochini che ho scaricato. Questo qui è molto carino, si chiama Cannon e praticamente ci sono dei gattini, cannoni che dovete lanciare e è molto carino, ma un po' stupido. Vediamo un po'. Oddio, scegliamo questo. No, lo devo pagare. Allora, scegliamo questo. Non state vedendo un cavolo, mi sa. Ok, vedete praticamente qui c'è il gattino. E voi dovete, oddio, già ho sbagliato, dovete cercare l'angolo e farlo volare fino al prossimo cannone. Vabbè, un gioco stupidissimo, però è troppo carino, appunto si chiama Cannon Land, credo. Poi ho questo qui che è Food Street, che me ne ho già parlato in altri video, questo qui accanto, che è bellissimo, questo mi piace da morire, infatti sto già a livello, non so, un sacco alto, sto al livello 29, guardate, questo qui è il mio ristorante. Qui è carinissimo perché non è come il restaurant story antico, diciamo. E qui, oltre al vostro ristorante, dovete fare il vostro orto, che è qui. Avete le mucche, le galline che fanno le uova, appunto le mucche fanno il latte e poi fanno anche la carne. Poi c'è il pescatore, vediamo dove sta, che adesso sto al contrario. Eccolo qui, c'è il pescatore che pesca il pesce, pesca le alghe per fare il sushi, avete tutti gli alberi da frutta con cui potete fare le ricette e appunto qui ci sono le richieste e queste sono le ricette che io devo fare ed è carino perché praticamente ci sono degli step, se voi dovete fare, che ne so, una zuppa, questa qua come si chiama? Brodo di pollo.
Allora dovete fare le carote, fare la lattuga, fare la coscia di pollo e dopo che avete tutti quanti questi ingredienti potete mettere a cucinare il brodo. Quindi è molto carino, insomma dovete fare per esempio il mac and cheese, quindi dovete fare prima il latte, poi dovete fare il formaggio, poi dovete fare il grano per fare la pasta, è veramente carinissimo perché dovete anche starci con il cervello e pensare insomma a fare tutte queste cose. Mi sono appena resa conto di una cosa. Non mi sono fatta le sopracciglia. Mi stavo vedendo che mi sono truccata adesso per fare il video. Mi sono scordata di farmi le sopracciglia. Vabbè, dettagli. E poi dopo Food Street c'è anche Restaurant Story, Home Design e Bakery Stories. E Bakery Stories e Restaurant Stories ci giocavo tantissimo prima quando avevo il Samsung S3. No, Samsung Galaxy S3, sì. Però non l'avevo mai salvato il gioco, quindi adesso che l'ho riscaricati, i miei ristoranti e la mia pasticceria sono vuoti, devo ricominciare da capo e quindi ancora non l'ho ricominciati, sono praticamente vuoti. Guardate, questo qui è Bakery Story, ma dentro non ho praticamente nulla, non ho fatto niente. Perché non mi va, io speravo di ritrovare il mio vecchio ristorante invece è vuoto, quindi quando mi stuferò di giocare a Food Street inizierò a giocare a questi qua. Poi qui sotto c'è Spotify e vabbè, Spotify lo uso tantissimo, soprattutto in palestra e infatti c'ho delle cose qui già salvate: Top 50 Messico, Top 50 Globale, Ed Sheeran, Fedez, insomma, la playlist del nostro matrimonio. E mi chiamo, se volete seguirmi, questo è il mio profilo, potete vedere che canzoni ascolto. E comunque appunto lo uso soprattutto in palestra perché lì c'è il wifi, quindi è molto semplice, posso utilizzarlo mentre corro, mentre faccio esercizio. Poi ho PixArt, questo qui è l'unico programma di grafica che ho riscaricato oltre a Photoshop e mi piace tanto per modificare le foto, però devo dire la verità che non è che lo sto usando chissà quanto, perché adesso col fatto che su Instagram potete decidere quanto volete intenso come si chiama? L'effetto, e allora potete decidere, quindi non lo so, non sto avendo il bisogno di modificare foto con altri programmi perché mi piace molto quello che hanno messo su Instagram adesso, quindi potete mettere la luce anche senza mettere gli effetti, quindi io infatti di solito su Instagram se volete vi faccio un video su come modifico le mie foto, però non è chissà quanto difficile, quasi quasi mai ormai metto gli effetti, metto sempre un po' di luce, un po' di saturazione, nitidezza e basta, non metto quasi mai niente. E poi qui ho scaricato Photoshop Express, qui c'è anche una foto di me che stavo editando e questo mi piace perché ti fa fare cose in più, quindi l'ho scaricato, però anche questo non è che lo uso chissà quanto. Passando alla terza e ultima pagina di particolare che c'ho Uber, che qui in Messico è economicissimo, la corsa minima costa 1 euro, quindi e ci porta anche fino al centro commerciale vicino casa, quindi è abbastanza bello da usare, quindi lo usiamo a volte. E poi c'ho questo gioco qui che si chiama Episode, questo lo vedevo sempre su Facebook, mi usciva la pubblicità. E quindi l'ho scaricato e per adesso ho terminato la storia di Pretty Little Liars perché c'erano solamente 7 episodi e adesso sto facendo quella di Mean Girls. E niente, è carino perché voi praticamente c'è la storia e voi potete decidere la risposta da dare alla protagonista. E mi è piaciuto soprattutto quello di Pretty Little Liars perché io ero una di loro e quindi mi sono chiamata Gemma, mi sono fatta bionda con gli occhi verdi così e i capelli lisci ed è bello perché vai con loro e decidi con loro, con Anna, con Aria e non lo so, quindi mi è piaciuto. Però la cosa brutta è che bisogna aspettare delle ore per sbloccare, cioè per avere le gemme, perché ogni puntata dovete pagare una gemma per farla e quindi dovete aspettare, non si possono fare più di 2 puntate di seguito, quindi questa cosa mi dà fastidio, non lo so, quindi in questi giorni non l'ho più usato. Poi ho quest'altra app che si chiama Sin Delantal, che è messicana, credo,
ed è praticamente come un Uber Eats, ti portano il cibo a casa. L'avevo scaricata perché mi sembrava un'idea carina, però in realtà qui vicino dove abitiamo noi non c'è quasi niente, ci sono poche pizzerie, sushi, ma niente di che, quindi in realtà non l'ho mai utilizzata. L'ho solamente scaricata e ho visto che cosa c'è. Se vi interessa, vicino a casa nostra ci portano a domicilio. È il camarón mojado, pimientos fray Manuel, tortas locas Tony, samurai sushi oblatos, pollo pepe, passione pizza, hamburguesas, pizza y come, isla negra, sushi e mariscos. Questo è quello che ci arriva a casa nostra. E vabbè, e poi qui sotto ci sono tutte le applicazioni dei negozi che vi dicevo che ho scaricato recentemente. C'ho Zaful, Romwe, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara, H&M e Sheinside, anzi adesso si chiama Shein. E vedete, quindi ho scaricato tutte quante queste applicazioni, così insomma mi è più facile quando devo scegliere dei vestiti e vederle direttamente dal cellulare, vedere le novità. E niente, quindi queste qui sono tutte le cose che ho nel mio telefono per adesso. Ce l'ho da pochissimo, da quando sono tornata in Italia adesso il mese scorso, quindi in realtà non ho scaricato tantissimo, però siccome tante di voi hanno notato appunto che ho cambiato telefono e volevano il What's in My iPhone, ve l'ho fatto, poi magari più avanti quando scaricherò altre cose ve ne farò altri. Adesso vi faccio vedere velocemente le cover che ho per ora, non sono tantissime, per l'iPhone 6, perché praticamente appena l'ho preso non avevo cover. Avevo solamente questa che mi aveva prestato la sorella di Cesar, perché lei ha cambiato telefono, prima aveva il 6, e mi ha prestato questa qui di H&M che è carinissima e c'è scritto All you need is confetti. L'unica cosa è che è tutta rotta qui e quindi volevo prenderne altre. Allora, mi sono ricordata che l'altro anno avevo chiesto su Mini in the Box un sacco di cover e quindi gli ho chiesto se volevano fare una nuova collaborazione e fare una specie di video in collaborazione, e dove avrei fatto vedere insomma la mia cover collection. Io ci ho inficcato dentro, sto passando un elicottero, anche il What's in My iPhone, così insomma vedevate il telefono nuovo. E adesso vi faccio vedere tutte quante le cover che ho scelto da Mini in the Box. La prima che vi faccio vedere è questa che ho su adesso, facciamo prima. Questa è troppo carina, è di Marie, c'è scritto, quella degli Aristogatti. Simon piange perché è passato l'elicottero e gli ha fatto paura. E quindi è questa qui, molto carina, di plastica. E mi piacciono queste qui di plastica morbide perché ricoprono bene bene tutto il telefono. Ho paura di romperlo terribilmente perché lo schermo è così grande ed arriva fino al bordo qui nel 6 e non ero abituata. Quindi ho il terrore che mi caschi e si rompa, quindi mi piace molto tenere le cover così di plastica. Uguale a questa ho preso anche questa qui, che è diciamo l'imitazione di Mr. Wonderful, e c'è scritto Nada es imposible. No, non è nada impossibile. E c'è l'unicorno, è davvero molto molto carina, e la tipologia è la stessa di questa qui, appunto così trasparente con il disegnino. Anzi, forse adesso ce la metto, la cambio, perché questa è davvero molto carina. Poi ho preso questa qui, che è sempre di plastica trasparente, però questa è rigida. Guardate che carina, con tutti questi fiorellini. Questa mi è piaciuta tanto. Poi ho preso queste due che sono simili, entrambe sono di plastica e anche queste sono abbastanza morbide, e hanno questi triangoli così colorati, e hanno questa parte di marmo, finto marmo ovviamente. Sono carine, molto carine. Che c'è Simon? Che c'è amore? Che c'è? Fai silenzio, fai silenzio che sto facendo il video. Quindi queste due, fai silenzio. Ecco, ho mosso tutta la videocamera. Poi ho preso questa, che invece è plastica rigida e non è trasparente, tutta quanta in finto marmo, anche questa è davvero molto molto carina. Poi ho preso questa, che è particolarissima, praticamente è di plastica trasparente, così morbida, vedete? Però è fatta, cioè ricoperta di sughero, pezzettini di sughero, e sui quali hanno disegnato questi fiori con il nero, ci hanno messo anche dei glitter, non so se li vedete. E è molto particolare questa qui, mi è piaciuta davvero tantissimo. E c'erano anche gli altri colori, i fiori, però mi pare arancioni, però mi piaceva di più l'effetto così con il nero. Che ne dite, questa qua vi piace? Comunque
Vi lascio tutte quante le cover giù nell'info box, così se volete andare a dare un'occhiata. Sono davvero carinissime e costano niente, tipo $1 o $2 l'uno, quindi veramente economicissime. Poi ho preso questa qui rosa, tutta trasparente, che prima l'avevo messa, l'unica cosa è che mi si è già un po' sporcata, perché questa è delicatissima, quindi l'ho tolta perché non volevo rovinarla ulteriormente. E poi l'ultima cover che ho preso è questa. Però, ah no, ma questa, ma dov'è? Ah, eccola qua, l'ultima, allora, l'ultima che ho preso è questa, cioè l'ultima che mi va bene, perché in realtà me l'hanno mandata un'altra, che però credo che sia per il 6 Plus, non so perché me l'abbiano mandata. Comunque questa l'ho lasciata dentro la bustina, perché siccome non mi è piaciuta molto, avevo pensato di regalarla a Maribel, che anche lei ha l'iPhone 6, oppure a Nena. Perché non lo so, è carino in realtà il bordo così azzurro, è bellissimo, ci sta anche benissimo sul telefono, guardate, ve la faccio vedere. Però la parte dietro non mi è piaciuta. Però guardate che carino che si vede da davanti con il bordino azzurro. Però poi dietro non mi ha entusiasmato più di tanto. Voi che ne dite, è carina o la regalo? Boh, non lo so, non mi ha entusiasmato. E poi appunto, come vi dicevo, si sono sbagliati. Non so se sono io che l'ho chiesta male, non lo so, ma non credo, perché l'ho chiesta tutte quante per il 6. Mi hanno mandato questa, che credo sia per il 6 Plus, ed è un peccato perché è veramente carina. Però questa qui stavo aspettando di farvela vedere nel video, e la regalerò sicuramente alla moglie del cugino di Cesar, qui a Vanessa, ai nostri vicini, perché siccome lei ha il 6 Plus, allora se davvero per il 6 Plus le starà bene. Però era carinissima perché guardate qui, il buco era a forma di cuore, vedete? Era veramente carina, che peccato che non ci sta nel mio telefono, vedete, rimane praticamente più piccolo. Però niente, era molto carina, ma è troppo grande, quindi la regalerò. Questa era veramente carinissima. E quindi niente, queste qui erano tutte le mie cover per adesso, ed era anche il What's in My iPhone. Fatemi sapere voi che telefono avete, dove comprate le vostre cover, consigliatemi qualche app carina, qualche gioco o anche altre applicazioni in generale che posso scaricare adesso che ho tantissimo spazio e non so cosa farne. E quindi niente gemmine, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio, come vi ho già detto, tutti i link di Mini in the Box giù nell'info box, così potete andare a dare un'occhiata. Ovviamente non vedo solo cover, ha anche tantissime altre cose, beauty e anche altre cose. Però insomma, le cover io le prendo sempre lì perché costano poco, sono carine e niente, hanno tantissima scelta. Quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiatina perché sono davvero carine. E niente, grazie ancora per aver visto questo video, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo al prossimo. Ciao gemmine, fatemi anche sapere se vi eravate accorte che non mi ero fatta le sopracciglia, o sì, o se sì, o se non si vedeva. Ciao. Ciao gemmine, allora, come avrete sicuramente letto dal titolo e come anche avrete visto dalla piccola intro, questo qui è questa qui è la video ricetta della... Simon ha mosso tutta la telecamera, sicuramente...